famoso di Notino e tante cose carine. Veramente ce ne sarebbero stati due, ma ho voluto dividere questo video in questo modo. Quindi, amanti del profumo, preparatevi perché vi farò vedere qualche chicca. Allora, intanto benvenuti sul mio canale, io sono Ornella. Se volete aiutarmi, se volete condividere con me le vostre passioni e rilassarvi parlando di profumi e di bellezza, potete anche cliccare sul tasto iscriviti e sostenere un pochettino il mio canale. E se non vi va, mettetemi un like. Sono molto felice di essere qua in questa giornata estiva. Ci sono 40 gradi qua a Torino. Scusate se vedete lucidità, ma è normale perché è caldissimo, veramente c'è un'umidità incredibile. Sto cercando di resistere, quindi un bel like solo per questa cosa. Va bene, partiamo subito con questa bellezza. E vediamo che cosa ho preso. Poi andremo a recensirli, quindi state sul canale. 3 del pomeriggio, più rinfreschiamoci con qualche nota profumata. Allora, mi hanno mandato qualche campioncino di questi profumi della Novellista, il Rouge Privé, il Crazy Rich. Il Rouge Privé assomiglia tantissimo a Baccara Rouge. E andremo poi a scoprire queste fragranze. Allora, Novellista, sono queste fragranze qui di questo brand qui. Andiamo avanti. Girlline, acqua allegorica. Questa qui verde, che sa appunto di note verdi. Poi mi hanno mandato un dentifricio Medi Blank. Questo veramente non me l'aveva mai mandato nessuno. Togliamo un po' di carta e vediamo i profumi che ho preso. Adesso li andiamo a mettere qui. Mi munisco di forbici un attimino, tolgo un po' di cartone. Partiamo da queste meraviglie. Sto cercando di farmi un po' d'aria perché veramente si muore di caldo. Allora, prima meraviglia. Parliamo questa volta di sieri, ho voluto prendere della Delia, questo siero al collagene. Lo sto provando in questi giorni, è un siero con 100% di collagene, ed è fatto in questo modo. Lui è molto, lo sto già usando, poi ve ne parlerò. È molto, vedete, latteo. Quindi, vabbè, non vi dico le mie impressioni perché ve ne parlerò poi in un video. Questo è costato, vi metto qua sotto sempre i prezzi. Ci sono delle ottime offerte su Notino. Diciamo che lui è un siero idratante se avete bisogno di idratazione e non spendere molto. Delia sono degli ottimi, è un ottimo brand cosmetico e mi piace molto. Intanto ho avvicinato un pochino così stiamo più vicini. Poi, altro siero, questo qui Q più A, è un siero con i peptidi. Questo vi dico già, vi anticipo già che mi sta piacendo, nonostante il costo che vedete qua sotto. Lui è di questa marca Q più A, con i peptidi. Questo, a differenza dell'altro, è un siero, vedete, gelatinoso ma molto molto acquoso, quindi vi posso dire che è facilmente assorbibile. Date un occhio perché è un ottimo siero. Faremo poi un video dedicato ai sieri low cost e questi li sto provando, in realtà sono già arrivati da una decina di giorni e mi sto trovando benissimo. Come mi sto trovando benissimo, e di questo ve lo dico subito perché avevo la crema sempre della Delia Cosmetic, questo tonico Fetch Mist all'acqua di cocco. Anzi, ne approfitto per rinfrescare questo trucco. Lei è molto delicata, è fatta con 95% di ingredienti naturali. Questo prodotto ve lo consiglio, guardate il costo, è irrisorio. Delia sono ottimi se volete un'idratazione a poco prezzo, crema idratante, molto buona anche la crema, questa al cocco che io ho utilizzato e ricomprato più volte. Il tonico per gli amanti del cocco è delicato e si avverte proprio che è naturale, può essere usato come tonico ma anche come fissatore trucco, ve lo consiglio. Passiamo adesso a un'acqua profumata,
un'acqua delle tante di Victoria's Secret. Ho voluto prendere questa Platinum Ice pensando che sia un'acqua fresca. Guardate la bellezza, quindi è su questi colori, bellissima, e la trovo veramente veramente bella. E di cosa sa? Andiamo a provarla. Voglia di freschezza in quest'estate. Ah, è ghiacciata. Avverto delle note di bergamotto, delle note di lime, dolci, ma anche veramente dolce. Questa andremo a parlarne in un video dedicato alle acque profumate. Lei la sto usando. Anche qui dice Spalking Peony Coco Glitter. Questa è fatta con i glitter. Che bella la confezione che ha tutti i glitter al fondo, è bellissima, buonissima, che sa di cocco fresca. Passiamo adesso ai profumi low cost. Allora, primo profumo che era in offerta di Oriflame è questo Lost in You. Allora, io lo sto provando già da un po' di giorni, non vi dico nulla, non vi parlo delle sue note. Guardate la bellezza di questo profumo e il costo. È un low cost ottimo, sembra di metallo, è bellissimo, in questo oro rosa. È un profumo, siamo nel tappo. Allora, è dolcissimo. Violette lampone in testa. Lui è un profumo molto sensuale. Allora, è un profumo da donna. E nella versione da 50 mg. Allora, andiamo a vedere le note di testa. Allora, lui ha l'ambroxan, il patchouli, il muschio e la fava di tonka, quindi parte con quest'idea di dolcezza. Nel cuore ha la tuberosa, quindi la persistenza è data da lei, tuberosa, pera e peonia, quindi pera gli dà la freschezza e la tuberosa la corposità al profumo. E infine abbiamo un fondo di peperosa, zenzero, quindi piccantino, il peperosa piccantino e il ribes nero. Il ribes nero si sente moltissimo quando spruzzate il profumo. Questo fondo muschiato, questo fondo con il ribes. Altro profumo, Cassandra Rose di Jean Arthès. Anche questo è un profumo in super offerta. Ho voluto provarlo visto che ho la versione, scusate, questa è la sua confezione, direi molto molto bella. Dice di essere una rosa vellutata. Allora, voi sapete che io non ho amato la talcatura di Cassandra. È un profumo che va molto bene adesso, essendo anche molto leggero, e quindi lo ritengo adatto. Almeno la versione classica. Allora, qui non si avverte nulla, bisogna proprio spruzzarlo. Allora, io non amo i profumi. Così a primo spruzzo lo trovo un profumo molto sensuale. Mi ha colpito perché mi ha colpito proprio la sua testa di pera, di ribes nero e di bacche selvatiche. Questo mi ha fatto pensare che poteva essere una rosa delicata e anche un po' fruttata, ma essendoci nel cuore la rosa insieme all'eliotropio, quindi ha quella parte leggermente talcata che ha l'eliotropio, trovo che la rosa qua non si senta per niente. E questo, comunque, avendo anche un fondo col cedro e la vaniglia, le dà proprio la dolcezza, ma le dà anche l'eleganza floreale della rosa. È molto particolare, mi ricorda molto un profumo dei profumi francesi, quelli che sanno un po' di violetta, delicati, non dolcissimi. Direi che così a primo spruzzo sta vibrando, quindi mi sta piacendo. Lo trovo sensuale e non l'avevo ancora spruzzato lui e mi piace, sì. Anche per la sua talcatura, quindi non è un profumo dolce come mi immaginavo, quindi direi molto molto sensuale. Andremo a provarlo e poi lo faremo una bella recensione, quindi mi piace.
Un buon profumo per chi ama la frutta è questo di Elizabeth Arden, il Green Tea Elizabeth Arden Nectar Blossom. Allora, questo è il secondo che acquisto di questa linea di Elizabeth Arden. Questo è un profumo rinfrescante che aveva un prezzo accattivante di 9 euro e qualcosa. Quindi nella versione da 100, bellissimo in questa confezione arancio che grida assolutamente estate. Qui parte con le note verdi, come tutti i profumi di Elizabeth Arden. Poi abbiamo delle note fruttate che ricordano quelle della pesca, che insieme al bergamotto aprono in freschezza questo genere di profumo. Ve lo consiglio perché è comodo, è bello, è veloce da portare e dà proprio freschezza. Qui abbiamo, come vi ho detto, le note di apertura di bergamotto, abbiamo la noce pesca proprio nell'interno, nel cuore, infatti è proprio quello che si sente in questo profumo che adoro. Non ho amato molto quello verde, ma questo mi piace tantissimo. Ha proprio questa pesca nettarina proprio nel suo cuore che si sente, e poi il fiore della nettarina, quindi il fiore anche della pesca che è bianco ed è così bellissimo. Questo ve lo consiglio, un low cost consigliatissimo. Faremo poi un bel video sui profumi low cost dell'ultimo periodo e questo è uno dei miei preferiti. E poi abbiamo qui un fondo muschiato che le dà proprio la nota di pulito a questo profumo che, se no, altrimenti saprebbe troppo di pesca, però è proprio una pesca fresca, grazie al muschio e grazie anche al bergamotto e all'apertura, diciamo, del tè verde. Quindi è veramente, secondo me, è venuto bene. Vedremo la persistenza, però io adesso ho un po' di giorni che lo utilizzo, mi piace molto perché una volta che van via le sue note, rimane comunque questo sentore di pesca. Se amate le note fruttate, è un sentore che sa di pulito e di fruttato, quindi per gli amanti del fruttato. Passiamo adesso a un profumo che volevo regalarmi da molto ed è il profumo di Juliette. Es Engun. Il così chiamato. Allora, a parte la bellezza di questo profumo, tanto che insegue le note fruttate e soprattutto in questo periodo, guardate la confezione bellissima di questo profumo. Quindi era in offertissima, eccolo qui, ed è lui. Allora, questo profumo è un profumo che cercavo da tempo. Allora, ricordi i tuoi dolci preferiti dell'infanzia? Ecco, questo mi ha portato all'acquisto. Deliziosa, fa dire, mi ricordi immediatamente tutti i ricordi dell'infanzia con questo profumo. Io l'ho presa perché ho sempre sentito dire che questo profumo è per le donne adulte che amano sognare e io sono un po' così, bellissima è anche la confezione. Allora, qui abbiamo il cuore che si avverte subito così, anche se non andrebbe assolutamente. Proviamolo da questa parte, caldissima la pelle, quindi aspettiamo un attimo che evapori. Guardate che bello. Guardate, spengo così ve lo potete assaporare con questa scritta dorata, bellissima in questa confezione rossa. Allora, lui è un profumo dolce gourmand. Lamponi dolci insieme alla vaniglia, un dessert al tante, un dessert che sì, mi riporta all'infanzia. Qui abbiamo anche sento del sandalo, questo profumo. Sento anche del patchouli, ma più il sandalo che il patchouli. E poi abbiamo mi dice la nota cremosa della tuberosa che rimane in testa insieme ai lamponi e all'iris. Lo dovrò portare. In questo profumo il patchouli dà l'idea del caramello, ma per me il patchouli è l'aromaticità di questo profumo. Un caramello al latte.
mentre il gelsomino e il neroli, che sono i fiori veramente belli e importanti di questo profumo, ricordano una tavola imbandita con le prelibatezze. Qui abbiamo anche un fondo di muschio e vaniglia, di caramello, di eliotropo, di legno e di sandalo. Allora, intanto, a prima impressione vi posso dire che è una fragranza orientale, una fragranza fruttata, assolutamente diversa da questa di Elizabeth Arden, che è proprio un fruttato. Questo è veramente un profumo particolare. Per me è un profumo che si può usare senza aver paura, come la gioia della vita, no? Si può assaporare a pieni polmoni perché non è dolce, ma è anche speziato, e andremo assolutamente a parlarne prestissimo. Quindi questo veramente, Juliette, è il marchio che sappiamo essere di Romano Ricci. Il proprietario del marchio riesce a mescolare in questo profumo, di cui si è parlato tanto, veramente un'opera d'arte, secondo la mia opinione. Quindi questo è tutto quello che ho preso da Nutino. Vi farò poi vedere il secondo ordine, dove ci sono anche del make-up e anche qualche acquisto da Sephora. Non mi sono lasciata sfuggire niente in questi sconti e niente, sto assaporando le note di lampone, che insieme al patchouli fa di questo profumo veramente, mamma mia, particolarissimo, veramente buono, veramente buono. Era tanto che lo desideravo e adesso lo posso indossare in questa calda estate. Allora, vi saluto, vi aspetto prestissimo con altri video profumosi, arriverà un altro ordine e vi mando un bacio. Mettetemi un bel like se ne avete voglia e iscrivetevi anche al canale. Ciao a tutti, a prestissimo e assaporate i vostri profumi in quest'estate calda, perché la pelle riesce a dare il meglio di se stessa, fa evaporare le note e vi circonda di dolcezza, di aromaticità, di ambra, di tutto quello che desiderate in questa calda.